Allora, partiamo da domenica scorsa, dalla partita, dal tuo esordio. Direi che esordio più tranquillo non te lo potevi augurare. Ma diciamo che sono stato poco impegnato, però sono stato allo stesso tempo molto felice perché i miei compagni, soprattutto in difesa, mi hanno dato una grossa mano. Abbiamo rischiato pochissimo, quello che contava era vincere e così è stato. Praticamente un solo tiro in porta, qualche uscita, ecco. Sì, io era parecchio che non giocavo, quasi un anno dalle parti ufficiali, quindi sono stato già contento di aver fatto le cose più semplici possibili nel modo giusto. Quindi man mano che uno magari acquisisce un po' di sicurezza, un po' più di condizione della partita, potrà anche fare degli interventi più importanti, sempre se serve. Se fossero tutte così le partite Se non mi non tirano va dispiacerebbe. bene, Ah, ecco, Vincenzo, è l'esordio anche in questo stadio, dopo aver assaporato atmosfere di ben altra categoria. Che sensazione ti ha dato uscire dal tunnel per la prima volta? ma se devo essere sincero, è stata un'emozione veramente grande, perché non mi aspettavo, ho sempre sentito parlare di questa tifoseria come una delle tifoserie più calde forse d'Italia, così. Però dico la verità, se questa è l'atmosfera che c'è al picco, per gli avversari può diventare veramente difficile. Deve essere per noi un'arma in più giocare in questo stadio, perché veramente ci possono dare una grande mano. Ecco, una partita vinta, tra l'altro, una partita vinta e figlia anche degli episodi, per una volta sono andati a favore dello Spezia, uno Spezia però che ha fatto la partita contro una Reggiana che non ha certo demeritato sotto il profilo del palleggio. Ma io penso che siamo stati bravi a fare una partita molto aggressiva, soprattutto dietro sono stati come reparto difensivo praticamente impeccabili, sia Bianchi che Comazzi hanno fatto secondo me una partita straordinaria, anche Noè Pedrelli, però parlando proprio di loro due Quelli che hai di fronte, diciamo, penso che quelli più importanti. veramente abbiano dato molta sicurezza a tutti quanti. Soprattutto Bianchi, che ha fatto secondo me una grande partita, era importantissimo portare a casa questi 3 punti in vista anche della classifica, non ci dobbiamo nascondere, sono stati 3 punti che adesso ci hanno riattaccato ai nostri obiettivi. Alle volte per costruirsi una carriera bisogna fare un passo indietro anche di categoria e rilanciarsi ai 20 anni, quindi tutto il tempo per dimostrare che quello che dicevano su di te era assolutamente corretto. Beh sì, questo è vero, ogni tanto bisogna anche sapersi mettere in discussione, mettersi in gioco, magari accettando anche di scendere di categoria, però io penso che giocare a 20 anni a Spezia, giocare qua in questo stadio con questi tifosi e diciamo con questa squadra che ha grandi obiettivi così sia veramente un punto di partenza e cioè, non mi è mai passato per la testa che questo sia stato un declassamento, anzi. Per me, se si può dire, la carriera inizia da quest'anno. Io sono venuto qua con tanta voglia, tanta umiltà e nella mia testa la mia carriera parte da Spezia adesso. Tutto quello che è stato prima è stato bello, mi hanno sempre portato sul palmo di una mano nei momenti più belli e più brutti, però adesso era il momento di misurarsi e io non ci ho pensato un attimo a venire qua. Dal centro storico di Genova, dove sei nato e cresciuto, a Sori, dove hai passato in questi ultimi anni, hai fatto la 12, sei venuto verso il Golfo dei Poeti. Ma la Sampdoria che cos'è per te? Ma la Sampdoria per me è una seconda famiglia, perché io ho fatto tutta la trafila dai pulcini fino ad arrivare praticamente alla prima squadra. Sono anche tifoso sampdoriano, ho visto tante partite a Marassi da tifoso, l'anno della promozione, così. Per me è una seconda casa, perché comunque dopo 10 anni di settore giovanile, 3 di prima squadra, diventa per forza automaticamente una seconda famiglia. È sicuramente una società che mi rimarrà nel cuore perché le persone che ci lavorano dentro hanno dei valori importanti. Però adesso io voglio pensare a qua, voglio pensare soprattutto a far bene e vediamo poi a giugno se meriterò una riconferma o meno. La tuta blu che avevi, completamente blu, l'avrai anche domenica contro il Pavia. Vabbè, visto che ha portato bene, la teniamo fin quando va bene. Ascolta, è più di una settimana ormai che sei con i nuovi compagni, la tua prima impressione, insomma, di questo gruppo? Ma mi
mi ha subito ben impressionato questo gruppo. A parte i giocatori, quelli più di esperienza, che hanno avuto delle carriere importanti, anche i ragazzi più giovani mi sembrano veramente tutti dei bravi ragazzi, con molta voglia di fare e molto molto bravi, come Pedrelli, Cesarini. Secondo me sono degli ottimi giocatori che possono far bene. Per il resto ringrazio tutti i compagni, perché mi hanno aiutato un sacco a inserirmi subito. Non per questo io ho accettato di venire qua il prima possibile, il 30 ero già qui ad allenarmi e tutti mi hanno dato una grossa mano, soprattutto l'allenatore anche, che mi ha dato tranquillità, mi ha dato fiducia subito. Io penso che la fiducia sia importante a volte, poter contare sulla fiducia di un allenatore, ma soprattutto su quella dei compagni, ti porta sempre a dare qualcosa in più. Anche per riprendersi qualche cosa che magari hai perso in questo ultimo anno e mezzo, Vincenzo? Eh sì, perché comunque ci sono state comunque delle mie prove non positive. Poi l'anno scorso sono stato molto sfortunato ad avere un brutto infortunio alla mano, e se non mi voglio nascondere, io sono venuto qua per far bene e anche per dimostrare a certe persone che mi hanno gettato nel dimenticatoio dopo solamente due o tre errori, che ci sono ancora e che ho tanta voglia di far bene. Magari aprendo un ciclo qui, perché no, visto che c'è una società costruita per fare bene, no? Beh, certo, qua c'è un progetto veramente importante. Infatti io, cioè, sono stato, non ho avuto un attimo di esitazione a dire sì o no. Sicuramente, come ho detto prima, questo per me è un punto di partenza. Io adesso non voglio guardare troppo in là, vorrei solamente fare bene da qui a giugno e poi fare i nostri conti a giugno come squadra. Speriamo che le cose vadano come devono andare. Anche perché ti lasciamo, tra 5 giorni ci aspetti a Pavia, quindi insomma un'altra partita, una partita importante da giocare qui. Sì, noi adesso dobbiamo affrontare tutte le partite, dobbiamo essere bravi ad affrontare tutte le partite alla stessa maniera. Come abbiamo vinto domenica, che era, se si può dire, uno scontro diretto guardando la classifica, dobbiamo tutte le partite noi cercare di raccogliere più punti possibili. E come ho detto prima, se i nostri tifosi ci danno questa mano, per chi viene qua diventa dura. Grazie. Grazie, Vincenzo.